Innanzitutto un ringraziamento per la radioascoltatrice che ha proposto l'analogia fra cristianesimo e paganesimo e il conflitto interiore fra il dottor Jekyll e il Mr. Hyde. Infatti mi ha un po' accentrato l'attenzione, ci sto riflettendo sopra, a proposito del conflitto interiore nell'individuo fra convenienza sociale alla sottomissione e necessità soggettiva di espansione. E poi, intanto ringraziamenti per questo, poi vedremo cosa ne verrà fuori da questa riflessione. Poi, per il radioascoltatore che ha registrato le nostre trasmissioni e ci ha chiesto la cronologia dei temi iniziali per mettersi a posto le registrazioni, diamo la data col tema trattato, cioè il tema dell'inizio della trasmissione. Così serve anche per i radioascoltatori per farsi un'idea di quello che abbiamo parlato in questi mesi. Allora, nella trasmissione del 21 novembre ci siamo presentati. Il 28 novembre abbiamo trattato alcuni principi della stregoneria del paganesimo. Il 5 dicembre abbiamo trattato il Dio biblico con un'introduzione, un'introduzione dedicata essenzialmente a Voltaire e ad altri filosofi. Il 12 dicembre del 96 abbiamo parlato della ricerca di Dio nella filosofia. Il 19 dicembre abbiamo parlato della creazione. Il 26 dicembre abbiamo parlato del circostante in sé, come viene percepito dai pagani e stregoni. Il 2 gennaio abbiamo parlato del lavoro agricolo come manipolazione dell'attenzione nel cammino per diventare eterni nel paganesimo romano. Il 9 gennaio abbiamo parlato di alcune pratiche della stregoneria, su come lo stregone si pone davanti al circostante, perché queste pratiche funzionano o non funzionano. Il 16 gennaio del 97 abbiamo trattato le differenze concettuali sulla vita e la morte nel paganesimo, nella stregoneria e nel cristianesimo. Il 23 gennaio del 97 abbiamo trattato alcune cose che dividono Gesù di Nazareth dalla stregoneria secondo alcuni principi etici del paganesimo. Il 30 gennaio abbiamo trattato alcune questioni morali ed etiche che separano le chiese cristiane dal paganesimo e dalla stregoneria. Prima parte, i missionari cristiani. Dopodiché abbiamo cambiato la traccia di conduzione e abbiamo presentato il libro dell'Anticristo e del Sentiero d'Oro, da cui abbiamo letto che cos'è il bene e il male. Il 13 febbraio abbiamo trattato un aspetto, che cos'è la conoscenza, dialettica e divenire, più immagini sempre del Sentiero d'Oro. Oggi invece tratteremo, sempre dal libro dell'Anticristo, la questione sulle sostanze chiamate droghe. E questo pezzo è stato scritto nell'85 e fa parte integrante del libro dell'Anticristo ed è la visione della stregoneria sulla droga, cioè siccome purtroppo la droga è un effetto sociale e anche un effetto che qualcuno tratta per alterare la percezione, allora è bene che chiariamo il nostro punto di vista sulla questione droga, o almeno il punto di vista della stregoneria in generale. Che cosa si intende per droga? Qualsiasi sostanza vegetale, animale o chimica che ingerita ha la capacità di alterare la percezione dei sensi. Da un punto di vista dello sviluppo della coscienza di sé, dicasi droga ogni sostanza in grado di, primo, accelerare, variandola all'interno del corpo fisico, l'energia vitale senza aver addestrato il corpo a sopportare tale sbalzo. Secondo, intaccare la barriera del GH nel corpo striato, consentendo ai messaggi provenienti dalla parte interna del cervello di affluire alla corteccia cerebrale. Terzo, trasformare l'energia vitale in energia vitale stagnata, colpendo direttamente i centri sensori distribuiti lungo il corpo, i chakra, fra gli altri. Quarto, alterare e trasformare l'energia vitale in energia neutra. Questi sono gli effetti prodotti dagli elementi chiamati droghe, partendo dal punto di vista della coscienza di sé lungo la via del sé. Alcune di queste sostanze non sono micidiali, altre sono mortali. Tutte comunque danneggiano gravemente il corpo fisico, diminuendo il tempo a disposizione dell'essere umano nel quale può procedere ad accumulare potere personale, presentandosi al momento della morte pronto per la trasformazione e il passaggio al quarto livello di sviluppo della specie umana, il corpo luminoso. È vero che esistono ben altri aggressori, con attitudini ben maggiori ad accorciare l'umana esistenza, ma è inutile aggiungere danno al danno. Fra le droghe più leggere, annotiamo la marijuana e il tabacco.
Entrambe vengono fumate, ma agiscono in maniera diversa. La prima velocizza leggermente il flusso dell'energia vitale, la marijuana. Il secondo trasforma l'energia vitale in energia vitale stagnata. Gli effetti sull'energia sono minimi, entrambe però danneggiano il corpo, anche se in misura inferiore del normale inquinamento da gas di scarico di una media città. Il tabacco, come tutte le droghe agenti, trasformando l'energia vitale in energia stagnata, dà assuefazione e tende a dominare l'essere umano che ne fa uso. Per quanto riguarda il tabacco, deve essere sottolineato come i danni provocati dalla sua trasformazione dell'energia vitale in energia vitale stagnata siano compensati dallo scarico delle tensioni nel quotidiano attraverso l'azione del fumare. Per la marijuana, a parte i danni provocati come qualsiasi sostanza fumata ai polmoni, il pericolo reale è la dipendenza psicologica rispetto agli effetti e il desiderio di ampliarli. Non dà assuefazione, ma una generale sensazione di benessere alterando leggermente la percezione. Gli esseri umani sono condizionati dal comando sociale a cercare sensazioni senza impegno né fatica, anziché agire sul corpo giorno dopo giorno per trovare quello stesso benessere senza ingurgitare nulla. La sicurezza, il benessere, il piacere nasce dall'essere umano e si proietta nell'universo circostante, non cercando scorciatoie ingurgitando sostanze. La pratica del sognare, in breve tempo, rende inutile e indifferente l'assuefazione di marijuana. Sembra che il corpo sia in grado di produrre le stesse sostanze ampliandone gli effetti, quando l'essere umano pratica il sognare e la sospensione del giudizio. Ad un gruppo diverso appartengono sostanze quali l'LSD o il peyote, anche se l'uno è di derivazione chimica e l'altro di derivazione vegetale. Sono sostanze la cui capacità è quella di alterare la barriera del GH, cioè la barriera interna al cervello. Le informazioni affluiscono sulla superficie del cervello, sulla corteccia. Sono immagini, sensazioni, certezze non appartenenti al mondo quotidiano della ragione. Appartengono a una diversa percezione del reale circostante, in grado di avvolgere il sensitivo, senza che questi sia preparato a selezionarle, discriminarle, facendone un uso soggettivamente vantaggioso. Non sono le immagini e le sensazioni al servizio del soggetto, ma come una valanga lo sommergono ed egli si muove cieco nel caos primordiale. Un essere umano, mentre sviluppa la coscienza di sé lungo la via del sé, costringe nervi, volere e volontà verso la rottura della barriera del GH. Questa oppone resistenza e si rompe un po' alla volta, seguendo la direzione imposta dal soggetto. Il suo corpo, le sue capacità sensitive, la sua capacità critica si trasforma nello sforzo, giorno dopo giorno, e, quando il soggetto riesce a rompere la barriera del GH, egli è già addestrato a muoversi nel caos della percezione. Gli esseri umani vivono in un mondo descritto dalla ragione, proprio perché la barriera del GH impedisce loro di vedere, percepire, misurare, valutare compiutamente il reale. Se in un istante la barriera venisse meno, ci si troverebbe in un mondo allucinante e per di più filtrato e trasformato nelle visioni e nella percezione del proprio condizionamento educazionale. Questo caos, trasformato dal condizionamento educazionale e dai bisogni, è in grado di attrarre gli individui con la sola differenza che, quando gli effetti cessano, la barriera del GH si ricompone e il corpo è debilitato. La psiche dell'individuo è definitivamente compromessa quando la ricerca delle immagini e delle sensazioni diventa predominante rispetto alla pratica del quotidiano della ragione. Il significato della totalità del mondo sono una conquista sulla strada dello sviluppo della coscienza di sé. Quando la barriera del GH si ricompone, dopo la assuefazione di tali droghe, rimangono gli effetti deleteri sul corpo fisico, rimane il senso amaro del vuoto e della sconfitta, oltre al desiderio di riprodurre tali effetti. Può servire l'uso di queste sostanze quando qualcuno ha bisogno di uno schiaffo ai propri sensi, per aprire gli occhi sul mondo della percezione, ma i danni provocati al corpo e la violenza delle percezioni sono elementi atti a sconsigliarne l'uso nel modo più assoluto. Il sognare è in grado di dare gli stessi effetti in tempi relativamente brevi, dipende dallo stato di partenza del sognatore, e senza compromettere il corpo e la psiche, anzi traendone benefici ad ogni viaggio. Micidiali sono le droghe quando agiscono trasformando l'energia vitale in energia vitale stagnata. In questo ordine di droghe vengono inseriti sia gli oppiacei e i loro derivati, eroina, gli alcolici. In subordine, come si è visto, c'è anche il tabacco. Il popolo degli uomini conobbe la sconfitta, quella vera, per effetto della diffusione degli alcolici avvenuta ad opera dei cristiani.
quel popolo non ne comprendeva gli effetti, non comprendevano la trasformazione dell'energia vitale in energia vitale stagnata. I cristiani questo effetto lo conoscevano molto bene e lo sfruttarono, o se lo sfruttarono. Distrussero il popolo degli uomini e il loro desiderio di espandere le loro sensazioni sulle grandi praterie. Poi, spuntata l'arma dell'alcol, insufficiente per le nuove esigenze, inventarono l'uso sociale degli oppiacei prima e dell'eroina poi. Scatenarono la guerra coi cinesi per poter imbottire la popolazione d'oppio ed infine l'usarono per costringere alla resa il proletariato urbano quando cominciava le sue rivendicazioni per migliorare le proprie condizioni di vita. Sono molto ingegnosi i cristiani quando si tratta di macellare esseri umani. Sanno trovare i migliori strumenti e a più buon mercato, colpevolizzandone le vittime. Una volta intossicate e rese dipendenti, migliaia e migliaia di persone le costringono a comportamenti illegali per soddisfare il nuovo bisogno e nello stesso tempo provvede ad istituire i centri di recupero per tossicodipendenti al fine di offuscare la coscienza di chi fra loro poteva osare pensare. Una volta compromessa l'energia vitale dell'individuo, questo, per quanto gli rimane da vivere, può sempre essere ancora utilizzato come schiavo. Che schiavo ubbidiente e pauroso sia ottenuto. Sono proprio bravi i cristiani quando si tratta di distruggere gli esseri umani. La religione, disse qualcuno, è l'oppio dei popoli. Egli non sapeva quanto letterale fosse questa affermazione. Quando l'energia vitale viene trasformata in energia vitale stagnata, il bisogno di continuare tale trasformazione aumenta, come aumenta o si costruisce il bisogno di essere circondati da esseri malati di energia vitale stagnata. Non è assassino solo lo spacciatore di tali sostanze, non è deprecabile solo chi assorbe tali sostanze, è assassino chi lavora per costruire condizioni favorevoli allo spaccio e alla diffusione, condizioni sociali, di tali sostanze. È assassino chi favorisce e rende economicamente vantaggiosa questa diffusione. È assassino chi condiziona preparando gli individui per essere inghiottiti dall'uso di tali sostanze. I cristiani sono i primi colpevoli. Infine, gli effetti energetici della trasformazione. Al di là della sua fazione alle sostanze, sono importanti gli effetti da queste prodotti. Assenza, assenza di bisogni, assenza di percezione delle tensioni, assenza di problemi e di soluzioni, assenza di se stessi attraverso il rattrapimento dei flussi dell'energia vitale in uscita dal corpo dell'individuo, assenza di percezione delle tensioni emesse dal circostante. Assenza, fine della corsa, cessazione dei desideri. Questi sono gli effetti dell'eroina e degli oppiacei. La responsabilità di chi spaccia o assume tali sostanze è inferiore a quella di chi lavora per costruire le condizioni sociali per la loro diffusione, colpevoli mille volte tanto. Questo al di là di qualunque norma giuridica. L'alcol è più innocuo e comunque molto più lento nelle sue azioni. Gli alcolici spesso sono soltanto degli alimenti. La loro azione è fulminante solo in individui già predisposti all'alcolismo. Per la maggior parte degli esseri umani sono necessarie cause psicologiche e sociali perché l'azione dell'alcol sia tale da assuefarle. Chi lavora per costruire condizioni affinché un certo numero di individui diventi alcolista è responsabile di strage lenta. Una strage molto apprezzata sia dagli esseri autospacciati di videocreatore sia dai ladri di lavoro di altre mani. Infine, l'ultimo tipo di droghe, quelle la cui azione consiste nel trasformare l'energia vitale in energia neutra. Che cos'è l'energia neutra? Non se ne è parlato, in quanto questa non esiste, ma è misurabile soltanto per gli effetti prodotti, calore e movimento. L'energia neutra è quella indicata con la formula E uguale a mc quadrato. Non è l'energia vitale alla quale è antagonista privandone comunque di forza per far funzionare il corpo fisico. Aumentare nel corpo la quantità di energia vitale trasformata in energia neutra significa bloccare lo sviluppo del corpo energetico, bloccare la nascita del corpo di sogno o comunque togliergli forza. È necessario mantenere un rapporto mediato fra i due corpi, sì da continuare a sviluppare il corpo di sogno senza mettere in difficoltà il corpo fisico e viceversa. Questo tipo di sostanze, fra le quali la cocaina, come esempio più comune, dall'85 ad oggi ci sono ben altre sostanze che sono arrivate sul mercato, ma non è importanza, trasformano grandi quantità di energia vitale in energia neutra, dando al corpo fisico una sensazione di grande forza. Usare questo tipo di sostanze significa costringere i centri d'uso dell'energia vitale a diventare utilizzatori e trasmettitori di energia neutra.
Questi centri col tempo, e non ne passa molto, si bruciano. Questo è l'unico termine che ho trovato, tale da dare un'idea sia pure approssimativa dell'effetto. Cessano di essere utilizzatori e compressori di energia vitale, e questa non può più essere compressa. L'individuo si avvia alla dissolvenza del proprio essere, bruciato. L'energia neutra, quando viene istigata a riprodursi così febbrilmente, dà una notevole sensazione di forza e di potenza al corpo fisico. Il prezzo richiesto è l'individuo. I cristiani non potevano mettersi a spacciare questo tipo di sostanza. Gli individui che l'assumano non pregano un Dio, si sentono un Dio, essi sono Dio. Per questo motivo sono un pericolo per i cristiani stessi e per i loro dei. I cristiani devono costringere l'individuo a strisciare. Non possono permettere che gli individui salgano su un piedistallo, se non come emanazione diretta del loro Dio. Questo tipo di droga appartiene agli individui dediti al potere di avere, per il potere di avere. Costoro bruciano a poco, la velocità con cui bruciano è direttamente proporzionale alla quantità di droga assunta e la quantità di energia vitale disponibile in partenza. L'effetto della cocaina si sente nel tempo, non è un'azione immediata come l'eroina. La cocaina non dà assuefazione fisiologica, dà assuefazione energetica. Bisogno di grandi quantità di energia neutra per sentirsi grandi. Il cocainomane esaurisce la capacità di assimilare e comprimere l'energia vitale. Per continuare a vivere, questo individuo dovrà assumere sempre maggiori quantità di cocaina o far della cocaina il proprio modo di essere. Non esiste sostanza capace di aumentare l'energia vitale all'interno del corpo fisico. Ripeto, non esiste sostanza capace di aumentare l'energia vitale all'interno del corpo fisico. Nessun pagano e nessun guardiano assume queste sostanze per cercare scorciatoie nello sviluppo della coscienza di sé lungo il sentiero del sé. Se qualche pseudo pagano assume sostanze, sono fattacci suoi, ma è solo un suicidio. Il corpo fisico e i flussi di energia vitale sono completi in sé, è necessario apprendere a svilupparli e farli funzionare. In questo consiste la coscienza di sé e il suo sviluppo. La percezione si sviluppa modificando la soggettività, costretta dal condizionamento educazionale. Chi percorre la via dello sviluppo della coscienza di sé ha bisogno della percezione delle contraddizioni dell'universo, non certo della pace dei sensi e dei desideri, né bruciare le proprie possibilità in una fiammata. Lasciamo agli adoratori di dei, autoproclamatisi dei creatori del mondo, e ai fautori del potere di avere questi percorsi. Bene, io ho esaurito la questione sulle droghe del libro dell'Anticristo. No, volevo fare un paio di immagini della legione romana. Cosa dici, Francesco? Grazie, Francesco. No, io volevo parlare di due divinità romane minori che non vengono mai considerate o non considerate come divinità. La prima è una divinità sabina che è stata persa nel corso del tempo, è diventata una specie di attributo di Giove ed è Semosanco. Cioè erano i sacerdoti di Giove che erano addetti a questa divinità, no? Bene, Semosanco è la visione sabina dell'esistenza. L'esistenza è tale in quanto io faccio ciò che dico, e ciò che dico è quanto faccio o è stato fatto. Io sono uno con le parole e col fare. Io guardo la realtà per ciò che i miei occhi percepiscono, e quella realtà vi trasmetto senza inganni, perché quella è la realtà che mi compenetra e dalla quale ricevo forza e vigore. Semosanco è dunque un modo di essere dell'essere umano, ed è anche un modo di cercare il divino. Un modo di relazionarsi col mondo circostante. I fratelli Arvale portavano le sue insegne, una ruota simbolica, a ripetizione di quel modo di essere. Ripetete 100 volte ciò che siete in quanto siete. L'inganno trae ragione di essere dall'inganno ricevuto dall'essere umano. Chi chiama le cose col loro vero nome non crea inganno, anche se quel nome sembra estraneo alle orecchie di chi ascolta. Chi cerca il perché delle cose troverà sempre la veridicità, anche con meccanismi oscuri e parole straniere. Questo era il messaggio che i fratelli Arvale volevano trasmettere portando le insegne di Semosanco. Ciò che Semosanco sancisce, nessuno può negare. Farsi sanco significa trarre la ragione delle cose dai propri occhi, dal proprio essere, non da altri occhi o dal giudizio di un altro essere. Farsi sanco è l'unico modo per onorare Sanco. Sanco non esiste in sé,
esiste nei comportamenti degli esseri umani, nel loro quotidiano, nel loro divino, nelle relazioni fra le loro parole e la realtà del loro fare. I cristiani ebbero un odio feroce nei confronti di Sanco. Il loro Dio era buono nelle affermazioni del matto di Nazareth, ma era feroce nel suo fare e nelle relazioni fra sé e l'esistente. Come si poteva conciliare tale dicotomia con la necessità della Chiesa cristiana di mettere gli esseri umani in ginocchio, sottomessi al suo volere? E questo è Semo Sancrum. È la parola che si fa fatto, è il fatto che si fa parola. L'altro invece divinità di cui voglio parlarvi è una divinità non considerata tale, e sono le furie o la furia, come si vuole, può essere plurale, singolare, come si desidera. Le furie sono l'essere messo alle strette, la rabbia quando monta, nell'impossibilità di intravedere vie d'uscita della situazione nella quale è venuto a trovarsi. Le furie abitano dentro l'essere umano, si nutrono dell'essere e tendono ad impossessarsene quando le condizioni producono il loro scatenarsi. Non bisogna lavorare al fine di uccidere le furie dentro di sé. Ricordo il comportamento autolesionista di alcune conventicole cristiane, nelle quali i membri si autofustigavano al sorgere dei desideri. Più si autoflagellavano e più il desiderio si trasformava in furia. Alla fine, o l'essere umano moriva fasciato dall'energia vitale stagnata, o le furie si scatenavano dentro di lui con tutta la loro forza, portando l'essere umano all'autodistruzione. È necessario imparare ad usare le furie per i propri fini, con la disciplina. Quando una furia esce è difficile riportarla all'ordine. Bisogna imparare a farla uscire un po' e rimetterla subito a posto. Insegnare alla furia, ad ogni furia, che lei non è padrona dell'essere umano in cui vive, ma è solo un aspetto, seppur importante. Pertanto le è consentito impossessarsi dell'essere umano quando questi è in pericolo, ma deve tornare prontamente al suo posto appena il pericolo è cessato, pronta ad intervenire qualora il pericolo si presenti. Disciplinare furia è una delle grandi imprese dell'essere umano. Come non si deve uccidere le furie, in quanto queste sono il guardiano contro la disperazione, così non si può permettere alle furie di impossessarsi dell'essere, in quanto queste lo porterebbero alla distruzione. Nutrire le furie con le proprie rabbie e le proprie imprecazioni, disciplinare le furie attraverso la sospensione del giudizio e il respiro lento e profondo. Cosa permettono di fare le furie? Le furie permettono all'individuo di concentrare tutto il proprio divenuto in un solo istante della propria esistenza. Le furie permettono all'essere umano di giocarsi, all'interno della contraddizione scatenante, la vita in un solo istante. In questo istante l'individuo, qualora venga sopraffatto o annientato, grazie alle furie lascia il corpo fisico per trasformarsi, in ogni caso, in un essere luminoso. La violenza dello scatenarsi delle furie consente all'individuo di compattare quanta energia vitale e potere personale ha accumulato nella sua esistenza, proiettando la propria coscienza di sé attraverso i mutamenti nell'infinito. E queste sono le furie. Bene, Francesco, possiamo dare via le telefonate. Se c'è qualche momento vi parlerò ancora della Nenia, del Sentiero d'Oro. E intanto lascio a Francesco 2 minuti. Ciao Claudio e ciao Francesco. E scusate, intanto volevo avvertirvi che Francesco non si sente per niente. Quando Claudio, sì? Ti sentiamo bene, sì. Però la voce di Francesco io finora non l'ho sentita. Cioè non si sente. Aspetta un attimo, devo farci mi sente adesso? Adesso sì, ma finora tutto quello che lei avrà detto io non lo so. No, ho parlato solo io. Sì, per fortuna. Ah, ecco, ecco, sì. Ecco, io, scusatemi, volevo dire, l'altra volta, voglio scusarmi dell'equivoco, perché per quanto riguarda la scorsa trasmissione, perché non si era parlato del dottor Jekyll. Io mi ero scritta degli appunti su un foglietto, perché volevo chiedere lumi a voi per quanto riguarda il discorso del dottor Jekyll. Ho fatto qualche confusione perché ho detto avevate parlato di questo mentre l'argomento era un altro. Sì, ma nessun problema. Ma tanto guarda, si può parlare di tutto, cioè non esiste un testo sacro che bisogna rispettare. Probabilmente è arrivato il momento giusto, eh. Sì. Probabilmente ero pronto per recepire. Sì, però. Sì. Ecco, adesso io vi sento bene, però volevo dire anche questo.
volevo desideravo avvertirvi che a volte quando parlo con voi al telefono, adesso no, in questo caso vi ho sentito bene, a volte mi capita che mentre io parlo, magari voi mi dite qualcosa, non riesco a sentire bene. Per quello a volte preferisco magari mettere giù e poi ascoltare, perché Ma succede anche sì, questo. ma Sì, beh, tanto per chiarirci un sì. po', ecco. Bene, allora, già che ci siamo, se potevate per cortesia dirmi qualcosa, anche se esula dal tema, non lo so, se potevate dirmi qualcosa sulle linee di tensione. Va bene, Metto giù faremo. e... Sì, come? Se mi riesce farò una trasmissione su questo, eh. Ah, sì? Se ci riusciamo. Se ci riusciamo. Sì. Va Perché bene, allora... allora ti dirò. La tensione è troppo forte, allora. Comunque ti dirò qualcosa appena vai giù. Sì. Allora, io adesso vi ascolto. Casomai nel corso della trasmissione interverrò Sì, ancora. d'accordo. Sì, chiamo D'accordo. quando vuoi. Vi Ciao. Ciao, ringrazio. niente, ciao. Ringrazio. Ciao, Ciao. ciao. Allora, due secondi sulle linee di tensione. Un'altra telefonata, Beh, comunque vediamo. abbiamo preso nota e rispondiamo. Pronto? Pronto, salve, sono Alessandro, telefono da Padova. Volevo appunto dire che io per esempio ho un rapporto diretto col paganesimo, in quanto praticamente mi tocca pagare le tasse ogni giorno. Bene? Va bene. Ciao. Sai chi? Purtroppo se i pagani pagano, di conseguenza anche loro pagano le tasse. Proviamo invece a parlare delle linee di tensione, va, Forse è che più serio. è più serio. Le linee di tensione sono fasci di energia vitale che escono da ogni corpo vivente e lo collegano con ogni corpo vivente che esiste. Molte sensazioni che non abbiamo sono prodotte da queste linee di tensione. Nel libro dell'Anticristo io ho individuato una rete di linee di tensione che legano ogni persona, ogni essere, ogni vivente. E le pensavo statiche queste linee di tensione, poi invece cosa ho scoperto? Ho scoperto che queste linee di tensione sono coscienti di Sì, sé. sono dinamiche, hanno una propria vita. Cercano ciò che è simile a loro e cercano di entrare in contatto a ciò che è uguale. E quando ho scoperto questa dinamica mi sono accorto che questo era il divino che ci circonda in realtà. E noi siamo attraversati continuamente da migliaia, milioni di linee di tensioni, solo che alcune le facciamo diventare nostre, altre invece le respingiamo, altre ci sono estranee. Esiste questo rapporto di sensazioni in mutuo scambio in cui anche quando diciamo mi è venuta questa idea che ci è venuta, che chiaramente l'abbiamo presa da elementi del mondo, però l'ispirazione è anche frutto delle linee di tensione. Cioè noi abbiamo un fluire, un scambio col circostante in continuo. Infatti, che cos'è la solitudine? È la rottura delle linee di tensione. Cioè, quando noi abbiamo tagliato le radici col mondo che ci circonda. Si è arrivata a pensare al discorso delle linee di tensione, ad esempio, gli antichi avevano dei luoghi sacri in cui costruivano, facevano dei templi, non è che li facessero a caso o in base così a elementi fortuiti, perché verificavano che in quella zona si manifestavano delle energie divine ed era più facile entrare in contatto, di conseguenza per loro era più semplice, perché la zona lo permetteva, creare dei punti di raccolta, dei punti di culto, in maniera tale che permettesse di entrare in contatto con queste divinità. Difatti dopo cosa hanno fatto? I cristiani hanno distrutto le chiese, i templi, proprio per questo motivo, proprio per impedire che queste energie fossero utilizzate in positivo e in negativo. Il fatto che, ad esempio, su tutti quanti i monti sia stata posta la croce è sempre un tappo, di conseguenza loro volevano bloccare le energie. Lo scopo appunto dei templi era sempre quello di estrarre l'energia dalla terra e di renderle circolanti, cioè le divinità non sono qualcosa di statico o di storico, cioè nel senso che noi, vabbè, i più antichi romani avevano, ad esempio, una serie di divinità, ma queste divinità non sono manifestate in quel momento e poi non ci sono più. Non è come le divinità dei cristiani che viene al mondo, muore, sparisce e poi va in cielo. La divinità dei pagani rimane sempre su questo mondo ed è sempre, cambia forma, cambia sostanza e cambia tipo di rappresentazione, però è sempre dinamica. Cioè, esiste un contrasto tra la rigidità del monoteismo e la flessibilità dei pagani. La croce stessa aveva il compito di far dimenticare l'esistenza di queste divinità, cioè della tensione che c'era nel circostante. Perché se viene fatta dimenticare nella ragione, è più difficile al corpo di energia riuscire a percepirla. Cioè se io sono attento all'albero, mi piace l'albero, lo accarezzo, mi piace vederne la forma,
è più facile che la mia tensione, il mio corpo luminoso entri in armonia con l'albero e le mie linee di tensione si fondino con quelle dell'albero. Però se l'albero è solo legna da ardere, è solo legna da ardere, la mia attenzione viene allontanata, non c'è più il rapporto armonico. Sì, basta pensare ad esempio anche all'astuzia che hanno usato i monoteisti, col discorso di cambiare i nomi, di attribuire alle zone dei nomi di santi inventati, però avevano appunto la funzione di far dimenticare anche le parole, cioè nel senso proprio lo scopo del monoteismo è stato quello di cancellare qualsiasi possibilità di manifestazione, qualsiasi cosa che si potesse concretizzare, realizzare, e proprio cancellare anche il ricordo, cioè di non lasciare nessuna traccia. Questo proprio era lo scopo loro fondamentale, quello di annientare la possibilità di entrare in contatto con le divinità. Pronto? Ciao Paolo. Ciao. Dimmi. Sono un po' il fiatone perché sto trasportando quello che era vivo, un albero. Non è mio. Mi è stato dato purché lo tagliassi. Ho dovuto tagliarlo perché era ammalato, diceva il padrone, di quest'albero. L'ho tagliato, e come l'ho tagliato era un resinoso, ha buttato fuori la vita che aveva dentro. Non ti dico cosa io provo a fare queste... Io non so neanche come descrivere il mio disappunto perché non riesco... Sto trasportandolo dentro a casa mia perché non voglio farlo ardere subito almeno. È una conifera, no? E era da un mio amico qui vicino a casa, e era vicino alla strada, era ammalato evidentemente perché naturalmente qui gas di scarico. E l'abbiamo tagliato una prima parte sopra e già da lì mi sono accorto che non era morto, perché ha cominciato subito ad emanare resina a cucchiai, direi quasi a bicchieri, una cosa... Già avevo provato una cosa del genere anni addietro, quando avevo dovuto tagliare una pioppa, la quale ha cominciato ad emettere una vibrazione. Hai presente quella quando senti sui pali del telegrafo quella corrente che passa quasi, no? Ed era la linfa evidentemente che stavo tagliando con l'accetta ancora anni addietro, no? Provi una sensazione così veramente di una vita che sta andandosene. Ecco, volevo solo, stranamente stavate parlando di questo, io sto trascinando da solo un po' con dei rulli questo... Stai attento che qualcuno dice che questa è la tua croce, eh? Mamma, se abbiamo queste cose, ormai... Le ho superate da un pezzo. Comunque ricordo. No, ti dico che queste sensazioni così sono così elementari e così banali, forse per certi mio. Io mi dico queste cose perché le sento in questo momento, parlate proprio degli alberi e io sto toccando un qualcosa che per me. Sì, difatti basta pensare ad esempio che c'erano le divinità degli alberi, che sono ad esempio le driade, che possono morire, e invece le spirito del bosco, che sono le amadriade, certo, non muoiono mai, cioè sono che non occorre neanche che aggiunga altro, perché voi sentite questo messaggio così che ho dato, molto semplice, molto banale quanto per certi versi, comunque sento che voi altri mi avete compreso, perché io stento ad esprimermi meglio. No, ma è stato chiarissimo proprio, ed è anche una bella testimonianza proprio questa qua. Ho questa sensazione, cosa vuoi, così, proprio, e mi ricorda quasi in questo momento la Querta, che quella bella poesia, non so se sia del Pascoli, non mi ricordo di chi sia, quella, la Querta, che viene tagliata e c'è la storia in mezzo così, fatta dai vecchi del villaggio, da un po' dai bambini, eccetera. Comunque mi scuso per questa interruzione. No, ma è fatto benissimo, è stata una cosa bambinesca da parte mia, così intervenire in questo modo, mi sono sentito di farlo. Ecco. Hai fatto bene. Caterpillar e buttano giù le foreste. Non so perché vi lascio continuare appunto il discorso, perché è una cosa che per me, io non riesco neanche più a continuare il discorso sugli alberi, perché li sento e basta, appunto, e basta. Vi lascio e vi ascolto molto volentieri. Ciao. No, questa è una bella testimonianza, perché proprio dimostra la possibilità di non avere nessun legame di tipo culturale, dottrinale, teologico, di
di 10 comandamenti di virtù, basta avere una sensibilità e uno entra in contatto con le divinità che lo circondano. Difatti noi sappiamo che non solo gli alberi hanno delle vite, ma anche pronto, noi. Pronto, Radio Gamma? Pronto? Sì. Ciao, sono il Loco. Ah, ciao. Io volevo salutare Giampaolo e voi, perché volevi dare una testimonianza. Anche a me è successo qualche anno fa di dover segare un albero e ho giurato di non segarlo più, proprio un pioppo, che non era malato, ma un fulmine l'aveva preso su in alto ed era pericoloso nel passaggio. E quando l'ho segato, mi sembrava di segare la gamba di qualcuno. Ho giurato di non tagliare mai più un albero in vita mia. Perciò, a parte che non sono assolutamente banalità, mi ascoltate? Sì, no, ti stiamo ascoltando. No, anche perché io ho telefonato a voi una volta sola, mi sembra. Sì. E molto probabilmente, va bene, c'è stata una provocazione da parte mia. Non ci troviamo magari d'accordo su altre cose, io tutto ma ciò noi, che ho... Noi siamo per la provocazione. Prego? Noi siamo per la provocazione. Sì, 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 va bene, ma no, ma al di là di queste sciocchezze, insomma, non sono sì, d'accordo con voi su certe organizzazioni, insomma, sarà perché ho disegnato per 50 anni fumetti e quando, quasi mezzo secolo ho disegnato, perciò quando sento parlare di stregoni ed altro, vedo subito i Tukul, le capanne, tutta la serie di cose, capisci? Io sono un vecchio disegnatore, cominciato col Vittorioso, pensa un po'. Mamma mia. Ecco, ma... questa sensibilità, e poi faccio, credo che dipinga anche lui, io faccio il pittore anche. Sì. E allora questa sensibilità a contatto con la natura, vivo anch'io in contatto. Come per esempio ho giurato di non tirare mai più un collo a una gallina, perché l'ultima, l'ho stata 5 anni fa, sì. E ho giurato di mai più, non tirare il collo, ma di tagliarlo, perché mi avevano detto di tagliarlo con un'accetta, quando ho sentito che il corpo stava da un'altra parte, e la testa, sentivo fare quel gallo, ho giurato che infatti non ho più, ce l'ho libero qui, dormono sugli alberi, ci pensano i cacciatori a fare secche. Sì, perciò no, volevo dire che non è assolutamente una banalità a Giampaolo, si tratta di sensibilità, si tratta di vivere a contatto con la natura, sì. Certo che quando sei nell'asfalto, sei nelle grandi città e sei preoccupato da mille altre cose, anche noi siamo preoccupati sicuramente da mille altre cose, ma il contatto con la natura, con le vibrazioni esterne ti porta a vivere in una dimensione diversa, cioè il contatto più vero con... Là ci sono le nostre origini, Prego? Possiamo asfaltare finché vogliamo, ma là ci sono le nostre origini. Ma guarda, io credo nella reincarnazione nel senso logico, non nel senso che finiamo nei pantegane, non credo nel monoteismo assolutamente, ma credo, sono più vicino al panteismo perché è più logico, tutto sommato. Comunque ognuno, credo, poi cioè è tutto da verificare. Certo. L'importante è sospendere il giudizio. Prego? L'importante è sospendere il giudizio. Ah, sicuramente, ma non sospendere, non averlo proprio, insomma. Bisogna vivere, no? Certo, è anche quello di non amare troppo tutto, insomma, cioè esatto. Amare nel senso di non attaccarsi troppo a tutte le cose, insomma, ai dogmi e tutta una serie di cose. Comunque ragazzi, è proprio aperto nel momento stesso, non ricordavo, giuro che non ho più ascoltato la vostra trasmissione da quando... Da allora. Da allora sì, perché non mi avevate spiegato questo corpo luminoso, che non so se era quello eterico, se era quello astrale, se era soltanto il piano akasico, cioè il piano della spiritualità. Cioè, non avevo giurato, no giurato, non giuro mai, ma ho detto non avrei più ascoltato, non vi ho più ascoltato. Io avevo fatto una promessa, ma sai, le promesse sono sempre a partire dal momento. No, non è nemmeno un caso che abbia aperto nel momento che ci siete voi e che ho sentito Giampaolo. Perciò do una testimonianza che forse le cose si diversificano su ciò che è organizzazione, su una serie di cose, ma poi alla fine tutto è legato, tutto... Alla vita. L'importante è essere leali e onesti. L'importante è vivere. L'importante è vivere tanto quanto il vivere... diventa una dimensione di armonia con il resto, altrimenti non è un buon vivere, insomma. Certo. Ciao ragazzi, in gamba. Ciao, ciao. Sì, difatti quello che la testimonianza di questi due ascoltatori è una testimonianza interessante. Infatti voglio ad esempio ricordare che quando ci fu l'inizio della battaglia più fondamentale tra il monoteismo, il politeismo e il paganesimo, cosa fecero i cristiani? I cristiani demolirono tutte quante, tagliarono il più possibile i boschi sacri che esistevano in Italia. Sono Flavio. Ciao Flavio. Pronto? Pronto? Sì, mi sentite? Sì. Sì, noi bene. Sì,
Volevo intervenire perché mi pare che abbiate detto dal vostro punto di vista, dal punto di vista storico, una inesattezza. Nel senso, voi avete detto che i cristiani, voi parlate addirittura di cristianesimo, cioè, però i cristiani, voi dite, che hanno messo, hanno fatto in modo di attraverso le croci, ecco, di tappare i luoghi sacri dei pagani perché, esatto, non sprigionassero energia, no? Sì. Avete usato questo, sì, termine. Ma è una libera interpretazione? Dove, come potete porvi questo? Posso raccontarti un aneddoto? Ma no, l'aneddoto, di aneddoti ce ne sono a centinaia, basta saperli andare, sì, a cercare, ma non è quello il punto dell'aneddoto, che come un aneddoto poi è sempre un individuale, particolare, quindi non risolve la situazione. Ascolta, i cristiani dei primi secoli, no? Ma specie quelli dei primi secoli, ma anche poi i cristiani... Comincia da più vicino, forse, dei secoli successivi. Se cominciamo 2000 anni, 1600 anni fa, o 2000 anni fa, è un po' lunga. No, 2000 anni fa, io ho detto i cristiani dei primi secoli, ma anche i cristiani dei secoli successivi. Erano convinti che i pagani, no, inconsciamente, adorassero i diavoli credendoli dei. Per cui non è che loro... non si ponevano il problema di concepire la religione pagana e come manifestavano la loro religiosità e coloro che facevano queste pratiche superstiziose o pagane, ma pensavano, dal loro punto di vista, che adorassero dei diavoli, ma non in malafede, in buona fede, credendoli dei, no? Quindi... cioè, i cristiani dei primi secoli credevano che anche loro alla presenza di manifestazioni, pur essendo monoteisti, credevano anche loro che ci potesse essere una manifestazione divina, no? Sai, si è parlato anche degli eoni, ti ricordi gli eoni? Questi dei secondari che agivano a livello, diciamo, della materia ed erano... divinità, appunto, anche malvagie, e quindi pensavano che i pagani attirassero in questo modo le ire del loro dio, in quanto onoravano dei diavoli credendo che fossero dei. E però non possiamo neanche, da un certo punto di vista, a loro, osservando le pratiche pagane, no? Per esempio, hai presente certe manifestazioni dei pagani dove si svolgevano dei riti anche orgiastici, libidinosi, lussuriosi, a volte anche, diciamo, anche crudeli, e allora probabilmente i cristiani si facevano questo tipo di idea, no? È questo, ma in realtà il discorso che volevo fare era di questo tipo, cioè che voi, no, parlate di cristianesimo come se a un certo punto della storia venga, cioè si presenti, cioè sembra quasi, quando parlate, che in un certo momento ben preciso della storia si presenti un conflitto tra cristianesimo e paganesimo. Esatto. Giusto? Una funzione, sì, di vita, sì, funzione, a un certo punto, vedi, a un certo punto, cioè praticamente il ragionamento che fate voi è che a un certo punto nella storia, no, che è un divenire, si presentano due concezioni diverse, no, nascono, è come una nascita, no, un organismo che nasce.